Finalmente sono arrivate nel mio studio le nuove Tokina 2575, 50-135 e 11-20. Le proviamo a banco, vediamo come si comportano. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, partiamo dal Tokina 2575, è un T2.9, un'ottica molto bella, pesantina perché ovviamente è un'ottica cinema. Andremo a testarla nel suo bokeh, l'aberrazione cromatica e anche l'incisione poi della lente stessa. Vi dico già, questa è una lente parafocale, ma non farò questo test perché non è collimata al 100%. Io non ho gli strumenti per farlo e quindi non lo testerò. Detto questo, partiamo con un setup a 75 mm T2.9. Ovviamente ho fatto l'esposizione delle luci per tenerla tutta aperta. Vediamo inizialmente se quest'ottica fa aberrazione cromatica. Per vedere aberrazione cromatica ci vuole, come ho messo in questo caso, un pannello LED dietro con una luce molto forte, ci vuole quel contrasto per creare l'aberrazione. Spesso si vede molto quando magari state registrando un soggetto, dietro c'è una finestra e lì l'aberrazione cromatica viene fuori subito. Quindi tendenzialmente ci focalizzeremo qua sul nostro pupazzetto. Per vedere bene bisogna cambiare il fuoco. Allora, muovo da una parte e dall'altra. Se mi focalizzo sull'antenna del nostro pupazzetto, nella parte bassa si vede una cosa microscopica di aberrazione. Vedete, adesso è sul blu e adesso è più sul magenta, ma è veramente una roba inesistente, quindi l'ottica è veramente, veramente messa bene. A 2.9 fa zero, praticamente zero aberrazione cromatica, perché quella che c'è si può ritenere, secondo me, inutile. Non influisce assolutamente, non dà fastidio al confronto di tantissime altre ottiche low budget, perché poi alla fine quest'ottica, questa serie di ottiche sono definite low budget nel mondo del cinema. Tutto il pacchetto di tre costa sugli 11.000 euro più IVA ovviamente, quindi direi che per un'ottica, se pensate che un Ingenieur low budget costa 18.000, qua siamo molto al di sotto e avete tre ottiche. Quindi aberrazione cromatica 2.9, massima apertura è pressoché inesistente, quindi è inutile che vado a vedere l'aberrazione cromatica con il diaframma più chiuso, perché più chiudi e meno ce l'hai, quindi tendenzialmente se non ce l'abbiamo 2.9, figuriamoci a chiudere di più. Vediamo il bokeh dietro. Già si percepisce ed è buono, il bokeh è bello, nella parte centrale ovviamente è bello tondo e diventa più ovale ai lati. Questo è il nostro bokeh. Secondo me è molto molto bello, ci può stare. Ok, guardiamo anche l'incisione dietro. Bello a fuoco, la lente è bella bella incisa, mi piace. Passiamo sulla parte di freddi. Bello. Purtroppo ragazzi, oggi non c'era nessuna modellina che si prestasse per fare questo video, io le ottiche ce l'ho solo per oggi. Quindi dovete accontentarvi di vedere Freddie Mercury in versione pop. Ok, ci siamo spostati avanti, l'immagine è sempre la stessa, quindi sto stringendo e mi sposto avanti. Quindi adesso siamo a 55 mm T2.9. Ok, distanza di messa a fuoco circa 2 metri e 3. Ho controllato col metro ed è effettiva, quindi ci siamo. Facciamo prova dell'aberrazione cromatica. Proviamo a spostare il fuoco. Guardiamo sempre la zona dove c'è dietro la luce. E anche qui a 55 mm l'aberrazione cromatica è praticamente inesistente. Proprio un'idea, ma proprio per fare i puntigliosi, ma devo dire che una roba del genere
Per un'ottica di questo valore è veramente figo. Quindi bokeh sempre uguale, sempre figo. Ovviamente non spompetta, non cambia quando si sposta il fuoco, perché ovviamente essendo cinematografica questo deve avercelo di base, ok? Quindi mettiamo anche l'incisione, mi sembra è sempre molto buona, non è che cambia. Mettiamo fuoco dietro, ok. Allora, non sto facendo tutti gli step, sono passato da 75 a 55, adesso facciamo 35 e poi 25 mm. Bene, ci siamo spostati, 35 mm, ovviamente più ci stiamo avvicinando e più l'angolo della focale comincia a farsi sentire, dato che stiamo tiltando, quindi tutte le linee cominciano a essere un po' storte. Però è normale questo, quindi non è un difetto. Aberrazione cromatica. Anche qui c'è leggermente un po' di più, a 2.9, leggermente un po' di più. Quindi si vede proprio tutto il contorno dell'antennina sempre che si sta colorando. Quindi a questo punto farei anche una prova a chiudere, ok? Quindi adesso vediamo intanto il bokeh a 35, è sempre molto bello, la messa a fuoco sempre bella questa lente, mi piace, è proprio classica, 270 gradi di escursione, la parte della focale è un pochettino più dura da spostare, invece i fuochi sono proprio belli, belli da fare, precisi soprattutto perché essendo cinematografica hai proprio la precisione del fuoco, sempre è molto incisa, mi piace. Fare i fuochi non è, anche per me che sono un po' accecato, non è difficile. Quindi a questo punto metterei un po' più di luce e andrei a F4. Quindi proviamo adesso l'aberrazione a F4, sparita. Non c'è proprio più, non c'è proprio segno di aberrazione. Molto buono, bokeh buono, l'incisione è devastante. Quindi non salirei più di F4, abbiamo visto che F4 è totalmente sparito. Riporterei adesso a 2.8, scusatemi, a 2.9 e mettiamo 25 mm. Ok, 25 mm, quindi adesso più ci avviciniamo e ovviamente i lati si... continuiamo a prendere sempre più cose, no? Perché ovviamente l'angolo diventa sempre maggiore, quindi prenderemo sempre più cose e ovviamente anche le nostre linee cominciano a essere sempre più storte perché siamo leggermente tiltati verso il basso, d'altronde non possiamo su un'inquadratura del genere stare alla stessa altezza per metterle dritte, altrimenti prenderemo, cioè questa immagine qua sarebbe brutta da vedere. Detto questo, allora, sempre abbiamo rimesso a T2.9, vediamo l'aberrazione, anche qua l'aberrazione c'è, è presente, ma veramente un'idea, cioè nel senso si può tranquillamente girare a T2.9 senza nessun tipo di problemi, perché è veramente una roba, è proprio il cavillo stiamo andando a scovare. Quindi proviamo anche qua a mettere F4, spostiamo anche l'esposizione della luce, perfetto. Allora andiamo a vedere. Basta, a me sembra che sia sparita F4. Ottime, veramente veramente belle. Bokeh a 25, ovviamente più difficile da ottenere, però comunque ce l'abbiamo, sempre sempre tondo al centro, bello, mi piace, e il fuoco è sempre bello inciso, perfetto, non spompano neanche a parlare e quindi veramente veramente un ottimo prodotto. 25 75 T2.9 approvato.
È un'ottica che mi piace veramente molto. Non l'ho detto prima, è un'ottica super 35 mm, quindi non potete usarla sul full frame. La danno sia in PL che in EF. Ovviamente qua adesso ci ho montato sull'EF, per quello che non è collimata bene, perché quando mi hanno cambiato la ghiera si vede che non me l'hanno testata a banco al 200%, ma chi lo fa al giorno d'oggi? Detto questo, cambiamo ottica. Allora, 11-20, ottica bella, anche perché essendo un'ottica super 35 a 11 mm non è male, non è male avere un'ottica così larga, ok? Quindi partiamo T2.9, controlliamo appunto, adesso ho il fuoco sul color checker, controlliamo se c'è aberrazione cromatica. Spostiamo, vedete in mezzo, ovviamente è bella larga questa lente qua. Io non vedo presenza di aberrazione. L'incisione è molto bella. Adesso mettiamo a fuoco il nostro Light Master, così possiamo vedere anche il bokeh. Il bokeh è molto bello. Ottimo. Torniamo sul color checker. Perfetto. E qua come step mi da 11, 14, 16, 18, 20, io la metterei a 15, farei una via di mezzo, dato che anche le Zeiss sono a 15, quindi 15, torniamo indietro. 15 mm, ci siamo spostati leggermente, cerchiamo sempre di tenere la stessa inquadratura. Il fuoco adesso è sempre sul color checker, andiamo a cercare presenza di aberrazioni cromatiche. E devo dire che c'è leggermente, ma leggermente sul tappo. Adesso siamo sul blu, cambiando, vedete che adesso diventa caldo qua sopra. Ok, quindi proviamo a chiudere a F4 e mettiamo un po' più di brio anche nella luce, se no è diventata notte. Ok, proviamo sempre a cercare. Un'idea impercettibile, quindi io non andrei più su di così, assolutamente. Torniamo pure giù, mettiamo T2.9, che l'incisione è sempre molto buona, le ghiere sono molto belle, si girano tutte quante molto molto bene. Quindi passiamo a 20 mm, andiamo un po' indietro. 20 mm, T2.9, anche qua la presenza, ma veramente un'idea di aberrazione cromatica, avete sul tappo, si vede, adesso è calda, adesso è fredda, cioè, però veramente una sciocchezza. Si vede anche sul color checker questa volta. Adesso è rosso, cioè sul caldo, e adesso è sul blu. Quindi mettiamo a T4. Ok. C'è ancora un minimo di presenza, vedete anche qua sul color checker, sul tappo. Proprio un minimo, quindi proviamo ulteriormente e andiamo a 5-6. Abbiamo messo la luce per F5.6, proviamo. E qua c'è ancora un pochino, ma una roba impercettibile. Si vede sempre un pochino qua, ma un'idea. Un'idea. Quindi diciamo che questa qua, quest'ottica qua, se la usate a 20 mm state attenti, perché può essere che magari un po' di aberrazione cromatica se la usate a T2.9 ci sia, ma a massima apertura 11 o a 15 mm quindi questa cosa non c'è. Quindi diciamo da 15 a salire sale anche l'aberrazione cromatica. Anche questa è fatta, passiamo al 50-135. 50-135,
La porzione è leggermente più piccola perché mi sono messo dal lato corto dello studio. Vabbè, non ci ho pensato, va bene così. Tanto quello che dobbiamo vedere riusciamo a vederlo. T2.9, già posso vedere che la lente è molto morbida. Fare i fuochi non è per niente semplice. Adesso ho messo a fuoco la scritta qua. E appena sposti, muovi di brutto. Questa, a differenza delle altre due, spompetta. Vedete che l'immagine va indietro e in avanti. Però l'aberrazione cromatica non ne vedo. È solo una questione di fuochi molto morbidi. Quindi proviamo a chiudere a F4. E vediamo a 135 come si comporta. Metti un po' di luce. Ok. Quindi diciamo che a F4 si riesce a lavorare. Secondo me a T2.9 a 135 mm diventa bella tricky da gestire. Proviamo anche a 5.6, perché l'ottimale sarebbe 5.6, aumenta la luce. Diciamo che questa lente va usata a F5.6, 135 mm. Adesso la messa a fuoco è precisa, anche quando mette fuori fuoco è bello, funziona, è incisa al punto giusto. Tendenzialmente la userei a 5.6, quindi T5.6. Vedete anche dall'immagine molto più bella. Adesso tutta quella prima fila che è messa sulla stessa linea è a fuoco bene. Aberrazione cromatica non c'era prima e non c'è nemmeno adesso. Quindi direi approvata a T5.6, 135 mm. Adesso andiamo a 100 mm, ci avviciniamo leggermente così teniamo adesso questa porzione qua. Ok, 100 mm, T2.9, adesso c'è la scritta dell'X-Rite a fuoco. Questa scritta sotto è già sfocata perché fa così, ok? Ovviamente queste lenti sono leggermente più spostate verso camera, sono sfocate anche queste qua. E devo dire che è strano, a me non piace. Questo sfocato non mi piace perché vedete che qua dove c'è la scritta Tokina 25-75 il fuori fuoco è rivolto verso l'interno ottica. Cose che questa cosa nelle altre non c'era. L'11-20 rivolto verso l'alto e ovviamente la scritta color checker e anche vedete qua è rivolto verso interno ottica. È un effetto abbastanza particolare e brutto, non l'avevo mai notato. Vediamo aberrazioni cromatiche se ce ne sono. Non ne vedo. Pompetta la grande, questa proprio, guardate come si muove tutta l'immagine quando cambio il fuoco. Quindi proviamo a chiudere, mettimi, facciamo F4, ok, comincia a migliorare, quindi non abbiamo più mezzo centimetro di messa a fuoco, quindi diciamo che a F4 si riesce già a utilizzare. Fa un effetto di fuori fuoco e di bokeh veramente strano, veramente brutto. A me non piace. Mettiamo 5.6, alza pure. 5.6 comincia a lavorare bene e a 5.6 lavora bene anche il fuori fuoco. Vedete che adesso si apre bene da una parte e dall'altra, invece prima tendeva sempre verso l'interno ottica. Quindi anche a 100 mm quest'ottica qua è da usare a 5.6, non meno. Mettiamo a io metterei 75 mm, così andiamo a compararla con l'altro modello che parte da 75 mm sempre a T2.9. Ok, 75 mm, T2.9, a parità di focale
sembra migliorare. Adesso anche il punto di messa a fuoco, diciamo il margine di profondità di campo è aumentata, perché adesso ho messo a fuoco la scritta, ma vedete che la parte iniziale di la scritta sotto è a fuoco, la parte finale no, ma 11-20 e tochina 25-65 adesso è a fuoco, quindi o comunque quasi a fuoco, ci siamo. Proviamo a sfocare, proviamo l'aberrazione cromatica che non c'è, non ne sento, così da dire che è brutta. C'è sempre questa cosa a T2.9 che quando sfoca la direzione va verso il centro dell'ottica. Quindi proviamo a vedere anche questa qua a T4. Ok, T4 ancora punta verso il centro dell'ottica. 5-6, buono, comincia a sfocare nel modo corretto, non tende più verso il centro ottica. Ovviamente questa qua, a differenza del 25-75, spompetta allegramente. Andrei direttamente a 50, quindi facciamo un bel saltino, andiamo a 50, T2.9 e rifacciamo per l'ultimo test. Vai, ultimo step, 50 mm, T2.9, mi sembra bella, così. Però andiamo a vedere sempre questo problemino di messa a fuoco. Vedi, guarda come trascina. Sta roba qua proprio sembra che ci sia del motion blur. Non mi piace. Facciamo lo step veloce a F4. Non ce la faccio, eh. È tutta la puntata che vi sto dicendo a FT. A T4 comincia a migliorare. Diciamo che ci siamo. T4 a 50 mm non fa più... La direzione è buona, anche l'incisione è buona, aberrazione cromatica però zero. Allora, concludendo, le ottiche sono comunque tutte e tre molto belle, molto valide, e ovviamente pesano abbastanza perché essendo cinema sono belle corpute. Da questo test la mia preferita rimane il 25-75 T2.9, è perfetta, zero aberrazione cromatica, non spompetta. Il fuoco è bello, nessuna inclinazione. L'11-20 molto bello, 11 perfetto, 15 perfetto, a 20 c'è un pelino di aberrazione cromatica, ma è una roba che comunque si può evitare e magari dipende anche quello che inquadrate, non così, diciamo, permanente. Il 50-35 invece mi ha deluso un pochetto, non mi fa impazzire. È da usare a 5-6, quindi è un'ottica comunque abbastanza buia a questo punto, e tendenzialmente diciamo che confronto l'altra che comunque arriva fino a 75, abbiamo da 75 a 135 di escursione. Non so se alla fine della fiera è un'ottica che comprerei, quelle due sicuramente sì. Mi sono dilungato un pochino, però il test andava fatto. Non sono quel tipo di persona che prende l'ottica e va in centro Milano a fare le riprese a Katsum, perché queste robe qua se no non si riescono a vedere. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete noleggiarle, mi raccomando, vi lascio in descrizione il contatto di Roberto Pinto qua su Milano, lui ce le ha, favolose. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, campanellina, non fare furbetto, bisogna essere sempre sul pezzo per i video futuri che usciranno. Seguimi su Instagram, in descrizione trovi il link, e mi raccomando, se il motore sta girando, ciak, azione!